Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere un primo piatto cremosissimo dal sapore sorprendente, le tagliatelle con il pesto di melanzane. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti che vi serviranno per fare la pasta con il pesto di melanzane sono 1 kg di melanzane, 360 g di pasta, noi stiamo usando la tagliatella integrale, 40 g di mandorle, 30 g di parmigiano reggiano, 60 ml di olio extravergine di oliva, foglie di basilico, mezzo spicchio di aglio, sale. Per prima cosa bucherelliamo le melanzane. Noi li andremo a cuocere nella friggitrice ad aria, ma vi ricordiamo che la friggitrice ad aria altro non è che un forno, quindi potete utilizzare benissimo il forno. Diamo un taglio. Un pizzico di sale dentro. E le mettiamo, noi le stiamo mettendo nella friggitrice ad aria con il taglio rivolto all'insù. Se non avete la friggitrice ad aria e andrete a cuocerle in forno, le potete anche tagliare a metà. Noi le stiamo mettendo così perché questo è lo spazio della friggitrice ad aria. Però la friggitrice ad aria cuoce in maniera più veloce. Quindi noi la utilizziamo spesso. Un goccino di olio, sempre facendolo andare all'interno. E un po' sopra. E mettiamo le melanzane a 200 gradi per circa 25 minuti, mezz'ora. E la impostiamo quindi a 200 gradi per 25 minuti. Poi controlliamo, vediamo se ci vuole ancora un po'. Le melanzane sono pronte. Se le dovete cuocere in forno, 50 minuti sempre a 200 gradi. Lasciamo che si intiepidiscano. E con un cucchiaio, vedete, potete togliere tutta la polpa, che ormai si è ammorbidita tutta in forno. A questo punto possiamo già accendere la fiamma per l'acqua della pasta. E possiamo finalmente preparare il pesto, quindi mettiamo la polpa di melanzane in una brocca. Frulleremo tutto con il mini pimer. Le mandorle, basilico, mezzo spicchio di aglio, parmigiano, l'olio extravergine di oliva, il sale e a chi piace può metterci il pepe. E frulliamo. Possiamo buttare la pasta, l'acqua sta bollendo. E mettiamo il nostro pesto in padella. Avrete un primo piatto cremosissimo. Acqua di cottura.
Scoliamo la pasta al settimo minuto, quindi al dente, circa 3-4 minuti prima di quanto è scritto sulla confezione. Quindi se c'è scritto 10, toglieteli al sesto, settimo minuto. E amalgamiamo, quindi per 3-4 minuti. E la ricetta è terminata. Fateci sapere nei commenti se provate a fare il nostro pesto di melanzane. È buonissimo con la pasta, ma è buonissimo anche sulla pizza, sulle bruschette. È qualcosa che potete riutilizzare tantissimo e il sapore vi sorprenderà, qualcosa che non avete mai provato prima. Se volete vedere altre ricette originali come questa, iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek. Esce una ricetta a settimana. Alla prossima ricetta. Ciao! Deliziosa.